Siamo nelle sale della personale di Domenico Conforte, che dialoga con quella del maestro Alexander Kaneski, che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, e all'interno di queste sale noi respiriamo il senso dell'uomo che incontra la natura, che la rispetta, il senso attraverso quelli che sono il senso della pace, della condivisione, della speranza. C'è la Francescana Memoria di Assisi all'interno, al primo dipinto scelto per portare alla mostra sull'eternità nell'arte, e poi l'altro che parla del seme e quindi della nascita del grano, così nella metafora di un uomo che va verso la luce. Quindi siamo all'interno di una mostra complessa, una mostra di ricerca, e la ricerca del maestro Domenico Conforte. Grazie, grazie. Allora, grazie al professor Gianmarco Puntelli per le belle parole nei miei riguardi. Per me questa è stata veramente una serata bellissima, perché abbiamo qui anche il caro amico e grande maestro Kaneski. Quindi sono veramente emozionato di questa bella manifestazione, insomma, ecco. Quindi noi diamo l'appuntamento con il maestro Conforte, con il maestro Kaneski, alla Basilica dei Santi Quattro Coronati il 12 di novembre a Roma, per la mostra L'Eternità nell'Arte, la mostra che accompagnerà la chiusura della Porta Santa per il Giubileo, in un luogo sacro e consacrato dove il maestro Domenico Conforte porta le opere, non ve le svegliamo, ma che sono davanti a me, le verrete a vedere a Roma, e il maestro Alexander Kaneski le opere che sono in questo momento al Museo di Arte Sacra Villa Vrindavana, l'uno con i figurativi all'interno della Basilica, l'altro con gli aspetti informali della materia all'interno del chiostro del 1300. Quindi l'appuntamento a questa grande mostra è considerata la mostra dell'anno, la mostra dove Carlo Motta presenterà il catalogo dell'arte moderna, gli artisti dal primo Novecento ad oggi, e quindi all'interno di questa mostra sono stati selezionati il professor Conforte e il maestro, il geniale Alexander Kaneski. Lascio una parola mia personalmente, grande impressione del mio amico, grande maestro storico italiano, toscana, Domenico Conforte. Per mia impressione, non so come per mio amico, ma so come per grande maestro dell'arte contemporanea, in cui arte sono elementi di, possiamo trovare certi periodi Picasso, ma colpiti di mia anima, di più in sensibilità, certamente in lirica, in poesia, anche in fatto, in fantasia di Picasso. Grande privilegio, grande onorare essere qui con maestro Domenico Conforte, e certamente con la prima critica storica dell'arte del mondo, Gianmarco Puntelli. Grazie, grazie.